Oggi siamo noi, stiamo dunque facendo un viaggio nei luoghi della devozione, della preghiera, della spiritualità. Luoghi come Lourdes, abbiamo visto, che peraltro nelle prossime settimane si riempiranno di fedeli, di ammalati, di accompagnatori, e luoghi poi dove le presenze sono certamente diverse, perché sono luoghi dell'isolamento, del silenzio, diciamo così, della meditazione personale. Eremi e monasteri sono ogni anno la meta di migliaia di persone alla ricerca di un'esperienza di spiritualità strettamente connessa con la natura circostante, fortemente segnata dai tempi della preghiera. Noi siamo andati a Monte Lovesco, siamo in provincia di Perugia, presso una comunità monastica cistercense, dove si invoca la benedizione del venerabile padre Romano Bottegal, straordinaria figura di eremita del secolo scorso. E vediamo un po' il nostro reportage. Murió mi alma, Signore, affrettati non parlare. Siamo a Monte Lovesco, sono delle colline tra Umberti e Gubbio, diciamo così. È un posto molto bello perché il panorama è tutto aperto, siamo sul topo di una collina, però il panorama è un po' a giro d'orizzonte, quindi è molto bello. Siamo all'eremo Santa Maria nel Silenzio, e nonostante la parola eremo, è una comunità monastica, quindi di vita cenobitica, non siamo eremite. E la parola eremo è dovuta al fatto che quest'eremo è un po' sorto in onore di padre Romano Bottegal, anche lui monaco trappista e cistercense appunto, che però a un certo punto della sua vita ha capito che il Signore chiedeva a lui la vita eremitica. Questa è la chiesa Santa Maria nel Silenzio, che un tempo veramente era dedicata ai santi, agli apostoli Pietro e Paolo. E questa attaccata è la casa di accoglienza, un tempo era la canonica, diciamo così, dove per l'ospitalità praticamente adibita. Qui abbiamo anche un negozietto dove vendiamo un po' i prodotti che facciamo, diciamo, oppure oggetti sacri che le persone no, ci chiedono man mano. Abbiamo cominciato in due, ma adesso siamo in tre. Una vita veramente consacrata a Dio. Il lavoro, tutta la giornata è consacrata a Dio. È una vita che intercede, perché è un desiderio del nostro cuore di intercedere per tutto il mondo. Viene a cercarci molta gente che ha perso Dio, o meglio crede di averlo perso, pensa di averlo perso, perché Dio non perde mai noi, no? E questo fa impressione, perché evidentemente c'è un desiderio insopprimibile di fondo, e questo ha fatto del bene a noi, perché si tocca con mano. Venivo qui e passavo di qui, ma fino a un certo punto questo era veramente un rudere, era ridotto a un misero rudere. Poi con l'avvento delle suore è rifiorito, e quindi noi abbiamo subito accolto con grande entusiasmo la venuta di queste suore, insomma. Trovano il luogo pieno di pace, di preghiera, e trovano un aiuto per la preghiera, perché è anche vero che noi siamo disponibili, non so, per esempio ci chiedono un ritiro, prepariamo delle meditazioni. Queste verdi colline intorno e questo silenzio che ti affascina e ti porta alla meditazione, alla preghiera.